it goes on and on and on. Amore! Sì! Siamo tornati di nuovo con un video super pazzo! Ma quest'oggi devo fare solo il conduttore, quindi fermi qua! Ah! Ora con i miei occhiali mi sento molto più nel pezzo! Ma quest'oggi ci saranno due persone che gareggeranno! Primo concorrente! Laura! Scheda tecnica, bassa, grassa, scarsa, dormigliona. Concorrente numero 2, moreno, grasso, basso, capelli di merda, scarpe che fanno schifo. In cosa consisterà la sfida? Lo facciamo dire ai nostri concorrenti. Sapete quello che faremo quest'oggi? No. Ottimo, e questa è la cosa più divertente. Allora, io vi ho chiesto una cosa. Avete fatto e portato quella cosa che vi ho chiesto? Sì. Posso tirarla fuori subito io. Tu sei subito sempre quella più... Perfetto. Hanno un buon profumo. 50 euro per ciascuno. Allora, io vi do una sfida. Vi lancio una sfida. Ci tenete a giocarvi 50 euro per vincerne? +500? Sì, ovvio che sì. Io gioco. Ci state? Sì. Ok, sì. Allora ora taggio le mani dei soldi, grazie. Ma quei 50 sono miei. No, 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 voi vi giocate 50 euro. Chi vince piglia tutto. Ovviamente okay, adesso i soldi verranno nascosti in tutto il giardino. Quindi chi perde smena. Chi piglia più soldi tiene tutto il pacchetto. Se sono 500, se arrivate a 250 per ciascuno, avete perso entrambi, però non c'è questa possibilità. Perché, no, perché io ho preso i soldi a banconote pari, quindi ad essere dispari 2,50 è impossibile arrivarci. Quindi uno potrebbe fare 2,40, uno 2,60. Perfetto, facciamo sparire i nostri concorrenti e nascondiamo tutti i soldi in giardino. Mannaggia, ho perso tutti i soldi per me, intanto. I miei risparmi di una vita, giocandoceli così per YouTube, non è bella come cosa. One hour later. I soldi sono stati nascosti in tutto il giardino. Ora i nostri due concorrenti al via potranno portare a casa 10 volte quello che hanno investito, oppure perderanno solo 50 euro. E non sono proprio solo 50 euro. Regola numero 1: velocità. Regola numero 2: vietato aprire la casetta. Dentro là non c'è niente. Regola numero 3: nessun'altra regola. Potete anche uccidervi per prendere i soldi dell'altro. Siete pronti? Sì, vai. Tanto vincerò io. Ma stai zitta, non io sono un'esperta nel trovare i soldi, quindi vinco io. Non ti preoccupare. Possiamo iniziare? Vai, ragazzi! La sfida è iniziata. Vado io. Io vado di qua, tu vai dall'altra parte. E se io ti seguo? Oddio, qua c'è un casino. Dove li avranno nascosti? Sì, vabbè, ma... Ciao, ora ti trovo il primo. Cioè, io già trovo i 50 euro sotto tagliaerba? No. Devo salire per forza. Non si spacchi la casa di niente. Sono 50, non sono 500 però. Sono ricca!
sì, trovate. Passo dall'altra parte, però. No. No. Hai trovato qualche soldo? Sì. Quanto? 20. Non è ancora finita. Ho ritrovato altri 20. No, no, no. Dammi a me. Vabbè, io vado a cercare gli altri. Quindi siamo noi ho trovato 20, 20, 40. Ma siamo sicuri che non si li è tenuti? Potrebbero essere fuori dalla casetta, teoricamente, no? Dovete essere tutti team Laura, comunque. Non ho guardato le finestre. Trovati altri 50? Signorina? No, 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 aspetta, tu vai di là, fino a cercare di là. No, non voglio perdere la sfida. Ragazzi, è impossibile che non abbia trovati altri. Oh, oh. No. Oh, oh. Dove li hai trovati? Dove vai? Senti. I due concorrenti, come state vedendo, si stanno divertendo un mondo. Attualmente, da quello che abbiamo visto sino ad ora, il budget di Moreno è a 140, mentre il budget di Laura è giusto giusto alla metà, a 70 euro. Potrebbe vincere ancora Laura? Secondo i calcoli assolutamente sì, perché se sommiamo entrambe le cifre arriviamo solo a 220. Ragazzi, ce ne sono ancora 280 nascosti in giardino. Dammi i miei soldi. Sono miei ormai, no. Li ho toccati io. No. Sai cosa ti dico? Tieniti. Sì. Non è vero. Vai a cercarti di nuovo. Vai nella tua zona, per favore. Cos'è che hai detto? Vai nella tua zona. Sì, sì. Altri 50. Oh no, mi sto demoralizzando. Ah! No. Credo che vengano messi qua sotto. Darci una aiuto, eh. Se lo avete messo in altezza non vale, perché io sono bassa e non ci sono. No. Inizia a essere difficile la situazione. Sto nervosendo. Non può vincere la mia sfida. Non può. Non può vincere la mia sfida. Vabbè, guardate in queste robe. Ma non ci sono. Potrebbe essere qua. No, non c'è niente. Ah! I due concorrenti continuano a cercare disperati. Moreno ha trovato altri 50 euro, quindi va a quota 190, mentre Laura ha trovato altri 50 euro, quindi va a quota 120. Mancano ancora un sacco di soldi, ma quanto tempo ci metteranno a trovarli? Noi nel frattempo ci gustiamo la loro esasperazione. Che sono momentaneamente in pausa. Abbiamo appena ricapitolato i soldi che hanno guadagnato sino ad ora. Ragazzi, uno dei due vuole ritirarsi e perdere solo il 50% del budget messo inizialmente? No. Mai nella vita. No, assolutamente no. Che riparte la sfida. Fra 30 secondi avrete qualche indizio per trovare alcuni soldi. Vai!
Io aspetto qua. Aspetto gli indizi. Io me ne vado e inizio a cercare perché non si sa mai che l'ho trovato. Vuoi tornare dall'altra parte? No. No, dovresti invece. Mi sembra strano che non ci sia. Trovati altri 20! Ma sei serio? Ma dove? Ma io non sono andata perché ho detto, mi sembra strano che lo mettono lì. Incominciamo a dargli un pochino di succo a questa sfida. Vai. Vi dico solo che entrambi avete guardato tantissimo in un posto, ma non avete guardato proprio bene bene bene. Io l'erba la vedo bassa. Però chi è che taglia l'erba? Perché io altri 50, vero? Mi dispiace proprio tanto. In realtà non è vero. È solo perché sei nana e passi dappertutto. Sì, vabbè, io vado a cercare ancora più di qua. Tapparelle. Ma tapparelle io però le ho già guardate le tapparelle. Ci sono tante tapparelle in casa. È impossibile. Le tapparelle si aprono. Trovati! No, Lele, non ci sto! No. Le erbe molto alte in alcuni punti. Sto babbeo sta vincendo lui. Teoricamente dovrebbe esserci un altro 50. Nuovo indizio ragazzi, tutti e due qua. Cosa fa oggi? Fa molto caldo. È il prossimo indizio. Fa molto caldo oggi. Se fa caldo, La piscina non c'è. Però fa caldo. Forse sul clima. Cosa si usa quando fa molto caldo? Il climatizzatore che cos'ha di solito? Cosa? Dei tubi. Fuoco. Acqua, scusate. Avevo ragione io forse. Devo guardare la... Fuoco, Laura. Fuoco. Sono miei, l'ho toccato io, l'ho trovato io, sono miei. La sfida è stata interessante. Fuoco entrambi di nuovo. Fuoco. Fuochino. Abbiamo perso soldi, Laura, dietro di te. Mannaggia. Fino fuocherello. Acqua. Acqua entrambi. Acqua. Uno dei due è andato vicino al focone. Non guardarmi. E tu non guardarmi, scusami. Laura è più vicina. Ecco, allora tu stai da una parte, no. Dove avevi detto. No. Non è dove state guardando. Non è dove stiamo guardando. Bensì. Ma non. Fuochino. Prossimo indizio. È di Aurora. Ma io ho guardato prima qui. Grazie! Perché non volevo. Sei proprio bugiardo. Qui sono a metà, sono 10 e 10. 10 e me, 10 e te. Poveretto, scordatelo. Signore e signori, mettetevi vicini gentilmente, spalle al muro. Un super traguardo, Laura, 250. Sto vincendo!
Moreno a 2.30. Mancano gli ultimi spiccioli, se vogliamo chiamarli così. Chi dei due li prenderà? Vabbè, ma tanto io non perdo ormai. È una spezia. No, perché io qua avevo già cercato, sai. Non vale. Rompiamo il rosmarino. Signori, le parole vanno mantenute. Lauretta, complimenti. Sei la prima vincitrice di questa sfida. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ora loro discuteranno un bel po' e già lo sappiamo. Lauretta, cosa farai con questi soldi? Non lo so, ma di certo non vengo a dirlo a voi. È sempre la solita. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Everyone else in the room can see it. Everyone else but maybe here we go again. Mi dispiace, guarda, non ci vediamo.